Salve, sono Monkey Simon e purtroppo la stagione OG sta per finire. Una stagione particolare di cui difficilmente ci dimenticheremo, una stagione anche molto strana per quanto riguarda la durata, ma soprattutto una stagione memorabile per quello che è stato il tema stesso della season. Perché una cosa del genere sembrava impossibile, non avremmo mai pensato che davvero le richieste della maggior parte dei giocatori sarebbero state accontentate. Soprattutto perché la Epic sembrava intenzionata, e secondo me lo era fino all'altro ieri, ad andare sempre avanti senza mai voltarsi indietro, salvo sporadici fanservice per far sognare i giocatori. Per certi versi stiamo parlando di una stagione epocale, una delle migliori stagioni di Fortnite, una delle stagioni più divertenti, ma anche di una delle stagioni più deludenti sotto altri aspetti. E mamma mia, se ci saranno tantissimi argomenti di cui parlare, tante parentesi da aprire e tante persone da blastare, non ve pensate. Prima però vi invito ad inserire il codice Monkey Simon all'interno dello shop di Fortnite. Se lo farete darete un ulteriore grande supporto al canale, oltre a quello che già fate ogni giorno. E considerate pure di iscrivervi, perché così preverete del 69% la probabilità che un dipendente di Epic prenda la decisione che non ci dovrà mai più essere una modalità con la vecchia mappa di Fortnite. Anche like al video aiuterebbero a scongiurare questa ipotesi. E visto che questa qui è una stagione comunque del capitolo 4, ma è completamente diversa e atipica, sebbene faccia parte dello stesso contesto, possiamo finalmente tornare a suddividere il video in aspetti positivi e negativi. Quindi il video ricomincerà con gli aspetti positivi della stagione e fidatevi, raga, so pure tantissimi. E come direbbe il mio migliore amico Scina, let's go! Facciamo un passo indietro, da dove siamo partiti? Forse era meglio non chiederlo, perché mamma mia, le stagioni che hanno preceduto questa sono da dimenticare, eh? Il capitolo 4 è stato un disastro, e so che molti di voi mi hanno chiesto il video conclusivo sul capitolo stesso, ma ne abbiamo parlato così tante volte, spiegando il perché sto capitolo non funziona, che non c'ha senso ripetersi, perché tanto se ripeteremo pure in questo. Sto capitolo non doveva esistere, in primis, perché è stato persino confermato che buona parte di quello che abbiamo visto nel corso di questo anno sarebbe dovuto essere stato collocato all'interno del capitolo 3, come ad esempio Mega City e la giungla. Visto che per tempistiche e collaborazioni non ci sarebbe sicuramente stato un capitolo di due stagioni fatto più in là con soltanto il tema medievale fantasy e quello di Gatotorn, penso proprio che quelle season lì le avremmo viste all'interno della mappa del capitolo 3. E tutto sto materiale è stato spostato nella mappa del capitolo 4 probabilmente per promuovere la creativa 2.0, ma anche perché c'era stato un considerevole calo di giocatori proprio all'interno del capitolo 3, più o meno a partire dalla sua metà. Solo che sti idea di mettere sta mappa nuova non è che sia proprio andata a buon fine, visto che poi tutto il resto del gioco non è che sia stato aggiornato e supportato costantemente come ad esempio avveniva all'inizio del capitolo 3, dove sembrava di essere tornati ai fasti del capitolo 1 in quanto veniva aggiornato spessissimo il gioco e soprattutto i bug venivano corretti in tempi record. Non dico che debba essere fatto sempre tutto quanto così, perché gli sviluppatori sono anche degli esseri umani, però ce ne vuole dal totale abbandono del gioco stesso, cosa che di fatto è avvenuta per tutto l'arco dell'anno. Veniva droppata la stagione, proprio c'erano degli aggiornamenti blandi che soltanto quando ci stava la collaborazione di turno erano vagamente belli. Il senso d'abbandono da parte degli sviluppatori era così tangibile che potevi toccare l'aria. Ma nel mentre, che cosa hanno fatto? Nel corso di tutto quanto l'arco dell'anno non sono di certo stati a grattarsi e sono uscite sempre più notizie riguardanti il capitolo 5, spoilerato praticamente nel corso di quest'estate, facendoci capire che questo gigantesco capitolo riempitivo altro non era che appunto un riempitivo, un tampone per prendere tempo al fine di lavorare al meglio al capitolo 5 e alla creativa 2.0. Bello all'apparenza, sulla carta, no? Così per ipotesi, immaginato, soltanto che all'atto pratico questo riempitivo non ha fatto altro che essere una tortura per noi giocatori, che ci siamo abbondantemente annoiati. Lo so che qualcuno nei commenti mi potrebbe dire che invece ha giocato e si è divertito tanto nel corso di tutto quanto l'anno e sto contento per lui, ma i numeri parlano chiaro. Un sacco di giocatori hanno abbandonato il gioco, l'hanno droppato anche per lunghissimi periodi di tempo, tornavano soltanto per l'inizio e per la fine della stagione. Sta storia in eterno non poteva di certo durare, pensate farla durare all'arco di un anno. Aggiungendoci pure che in casa di Epic sono successe alcune disgrazie, come ad esempio due cause legali perse, tra cui quella con la Apple, che per chi ancora non lo sapesse ha fatto perdere un sacco dei soldi alla Epic, veramente tanti. E il basso numero di giocatori non aiuterà di certo l'azienda a recuperare i soldi persi in brevi periodi di tempo. Quindi che cosa fare per poter recuperare i giocatori, se non giocarsi la carta jolly che va messa sul banco unicamente nei casi di estrema emergenza? Ecco che ci giochiamo la carta del far tornare indietro la vecchia mappa, quella richiesta dall'unanimità della community, o quasi. Dal 2019 la volontà di Epic è quella di andare sempre avanti per quanto riguarda l'evoluzione dell'isola di Fortnite, quindi cambiando la mappa ad ogni capitolo e non voltandosi mai, sebbene il fanservice sia stato evidente, come ad esempio il rimettere vecchi luoghi, vecchie armi, vecchie skin, fare rimandi al passato con gli eventi, ma sempre dando degli amari assaggi alle persone che si sono divertite durante il capitolo 1, perché ovviamente non puoi riprodurre l'esperienza uguale identica a scala 1 a 1 a come era l'anno prima, due anni prima, tre anni prima e via discorrendo. Ce ne siamo brutalmente accorti nel corso del capitolo 3, durante l'estate, quando hanno raggiunto tante cose del capitolo 1 che però non avevano lo stesso sapore di anni prima. E come vi ho già detto poco fa,
ma secondo me la carta del capitolo 1 se la volevano veramente giocare proprio per i casi di estrema emergenza e un recupero proprio disperato di giocatori. E così è stato, perché i presupposti che hanno portato all'esistenza di questa stagione sono abbastanza intuibili, essendo che quello che abbiamo vissuto è stato l'anno peggiore di Fortnite, più di tutti quanti gli altri periodi bui che ha affrontato effettivamente il gioco. E sono fermamente convinto del fatto che se non ci fossero stati tutti quanti questi problemi, la stagione oggi non l'avremmo mai vista, se non tra qualche altro anno, dove ci sarebbero state eventuali stesse catastrofi oppure addirittura qualcosa di peggiore. Visto che molti tendono a dimenticarsi le cose, nel corso di quest'ultimo anno la Epic, quando ha perso la causa legale, anzi le cause legali, ha riproposto tantissimi oggetti rari che non tornavano da anni nello shop perché volevano batter cassa. Oggetti che se non ci fossero stati sti presupposti chissà quando avremmo rivisto. Quindi Season OG, signori, si torna nella mappa del capitolo 1, quella che piace praticamente alla quasi totalità della community. Un'ottima occasione per tuffarsi nella nostalgia e un'ottima occasione per chi non se l'è vissuto di poterlo finalmente sperimentare, visto che se n'è sempre parlato di sto capitolo 1, visto che si è sempre parlato di sta vecchia mappa, di questo concetto di OG. E il risultato è stato che una marea di giocatori sono tornati su Fortnite, tutti quelli che avevano abbandonato all'inizio del capitolo 2 e anche coloro che hanno abbandonato per tutto quanto il corso del capitolo 4, e li posso capire. Più tutti quelli che ci sono sempre stati sin dall'inizio, che hanno sempre continuato a giocare, o tutti coloro che hanno iniziato a giocare a partire dal capitolo 2 in poi. Con il risultato che l'unione di tutte quante queste persone ha fatto totalizzare a Epic dei numeri che non si erano visti manco nel boom di Fortnite, perché ci stavano pure delle persone in più. 6 milioni di giocatori connessi simultaneamente per più giorni consecutivi e superati abbondantemente i 30 milioni di giocatori che invece c'erano abitualmente per tutto quanto il mese proprio nel periodo del 2018, arrivando a oltre 40 milioni. E qui comincia il blastaggio, perché ci saranno sicuramente delle persone che diranno: guarda Simone, che questa è tutta quanta nostalgia, le persone sono tornate per la nostalgia soltanto per rivivere alcuni momenti del 2018 e poi andarsene. E anzi, adesso che siamo arrivati alla fine del mese, ecco che avevo ragione, non tutti quanti i 6 milioni di giocatori connessi simultaneamente sono rimasti. Allora, da dove comincio senza essere cattivo? Partiamo proprio dall'ultima cosa. Non esiste proprio a livello statistico di grafici un picco che rimane in alto per tantissimo tempo. Prima o poi ci deve essere una fase calante, anche nei trend positivi, che non significa discesa e fallimento, no, significa assestamento. Per farvi un esempio banale, se non fosse esistita la stagione 7 del capitolo 1, il picco di giocatori sarebbe comunque calato per Fortnite, perché andava avanti già da un anno. La novità prima o poi deve finire. Forse sarebbero calati di meno i giocatori perché si sarebbero prese delle decisioni meno discutibili, certo. Anche Minecraft, che è il gioco più venduto della storia, ha avuto i suoi alti e bassi e addirittura dei suoi periodi bui, però non di certo il gioco è sparito, anzi è tornato pure più forte che mai. La nostalgia ha sicuramente influito sul ritorno dei giocatori, ma certo, tutta quanta sta stagione si è basata sulla nostalgia. E per quanto anche io sono fermamente convinto che molto spesso la nostalgia è un'emozione, un sentimento, anzi, che annebbia, che acceca, che illude le persone, in questo specifico caso, perché non bisogna fare di tutta quanta l'erba un fascio, c'è stato però qualche cosa che ha reso questo periodo, il 2018, il capitolo 1 di Fortnite, magico. Sono il primo che ha detto in passato che il gioco si deve evolvere, deve andare avanti e non deve per forza dormire sugli allori, certo, assolutamente, ma è anche vero che si deve evolvere bene, e non sempre si è evoluto bene, non sempre il gioco è andato nella direzione che speravamo tutti quanti, ossia che venissero aggiunte delle novità che ci sarebbero piaciute e che ci avrebbero fatto divertire. E ve lo chiedo, e voi dovete essere sinceri però, avreste voluto che il gioco fosse andato avanti con delle decisioni discutibili che avrebbero condotto il gioco appunto alla sua morte, molto lentamente, ma pur sempre ci saremmo arrivati? Oppure fare finalmente una tacita, non esplicita, ammissione di colpa, tornare sui propri passi ad un punto in cui il gioco funzionava, almeno per la maggior parte dei giocatori, e riprendere da lì, aggiustando il tiro? Io sono sicuro che molti di voi sceglieranno la seconda perché è proprio la cosa più logica. E qui schiaffo pure in faccia alle persone che si sono giocate tutto quanto Fortnite e che giocano assiduamente e che hanno però apprezzato di più la deriva presa dal capitolo 2 in poi, denigrando invece tutto quello che proviene dal capitolo 1, quindi anche questa season stessa e tutto quanto l'entusiasmo che si è portata dietro, finendo sempre per dire le stesse due cose che però non portano mai a nessuna conclusione logica e sensata di un discorso, ossia volete tutti quanti che rimaniamo fermi qui nella mappa del capitolo 1? No, genio del male, anche se davvero si stesse per sempre nella mappa del capitolo 1, non è che vogliamo che tutto quanto rimanga statico, perché Fortnite fa di uno dei cavalli di battaglia proprio il fatto che si evolve. Ma siccome si è evoluto male nel corso degli anni, con anche tante decisioni belle, per farvi un esempio, la mia stagione preferita è la 3 del capitolo 2, è chiaro che una volta arrivati sul fondo del barile ci deve stare per forza un reset, per poi riprendere da lì, tornare indietro nel tempo anche al di fuori della trama del gioco e prendere magari le decisioni giuste. Oh mio Dio, abbiamo appena preso una decisione logica!
E per piacere, lo so che molti di voi sono abituati a tutte quante le comodità implementate nel corso degli anni su Fortnite, come ad esempio il movement esageratissimo. Però è anche a causa di tutte quante queste cose esagerate che Fortnite si è perso di vista, oltre a tutte quante le collaborazioni che si sono susseguite, l'identità del gioco che si è persa, eccetera eccetera. Il gioco piaceva sì per la sua estetica, certo, assolutamente, ma anche per la sua semplicità, perché non vi erano tutte quante queste esagerazioni dovute a un gameplay che cercava di essere sempre più complesso, che da una parte è stato un qualcosa di apprezzato anche da parte mia, ma non tutte quante le ciambelle sono uscite col buco. Mille armi mitiche sparse per tutta quanta la mappa che rendevano tutto quanto il resto del loot inutile. E poi ci sta pure la collaborazione con i suoi oggetti mitici e l'oggetto sgravo di turno a tema della stagione e 20.000 bot sparsi per tutta quanta la mappa a dare fastidio, a punzecchiare, mentre già devi pensare a tutti quanti gli altri 99 giocatori. Lo posso capire il senso di frustrazione da parte di alcune persone che prendono e cambiano per altri giochi che magari non è che li fanno vincere necessariamente, ma almeno sono un po' più accessibili e comprensibili rispetto all'entrare in una partita dove c'è quello che vola con i guanti di Spider-Man e quindi è imprendibile, mentre ti arriva addosso l'onda d'urto dello smash di Deku e poi dopo qualcun altro che ti riesce a far volare via con il razzo ariete e ti prende a martellate. La semplicità, così come la semplicità, è stata vincente anche per quanto riguarda la mappa, che è partita dalla stagione 5 del capitolo 1 e si è fermata più o meno alla stagione 10, con annessi compromessi dovuti al fatto che ci troviamo in una timeline alternativa, motivo per il quale la Epic è riuscita a riproporre una mappa che bene o male mette d'accordo tutti quanti, con un bioma della stagione 7 non troppo esteso, l'assenza della stagione 8 e della stagione 9, per poter lasciare quella parte di mappa che invece era apprezzata proprio da quelli OG, anche se c'è da dire che alcune cose non sono state messe anche per colpa delle collaborazioni, visto che non avevano più diritti per John Wick o per rimettere Gotham City, ma sapete come le collaborazioni non rovinano assolutamente il gioco, non influenzano le scelte da parte degli sviluppatori. Sti compromessi hanno pure permesso di poter preservare altri luoghi, come ad esempio laboratorio della latrina e boschetto bisunto, ma hanno anche apportato alcuni cambiamenti alla mappa, come ad esempio un'inspiegabile assenza della casa a lande letali, o un'altrettanto inspiegabile assenza di un ponte di roccia nelle mesa del deserto, presumibilmente per delle ragioni di bilanciamento, però non riesco proprio a capirle. Oppure l'assenza di alcuni piccoli edifici dedicati al Fort Nightmares dell'epoca. Per non parlare di pinnacoli, che ci ha avuto due grossi cambiamenti, come ad esempio l'accorciamento del campanile per evitare di far camperare le persone, e appunto la sostituzione di un edificio che era anch'esso troppo alto, cose che a me francamente non hanno dato fastidio. Brutti però alcuni cambiamenti che secondo me sono state anche un po' delle dimenticanze, o comunque sia delle correzioni che non erano necessarie più che delle dimenticanze, come ad esempio l'assenza di molti crateri, o proprio la traccia dei vari eventi che si sono susseguiti, visto che il cubo in un certo senso c'è stato e si è sciolto all'interno del lago, ma non ha lasciato le varie rune in giro per la mappa. Occhio però che non tutti quanti gli eventi si sono verificati, visto che non c'è mai stato un vulcano o non c'è stato neanche mai l'evento del cactus. Bruttissimi invece gli asset presi dalla creativa che riguardano la casa, quella con il cubo, ed eventualmente anche il punto zero, sebbene non sia ancora disponibile in creativa, ma non reagisce in alcun modo. Questi sì che sono elementi veramente presi dalla creativa e non tutta quanta la mappa, in primis perché la Epic possiede i file relativi alla sua stessa mappa, quindi che ci voleva rimetterla all'interno della mappa di gioco, e no, non ci troviamo in creativa solo per il fatto che ci sono delle differenze, siamo in una timeline alternativa e il ping è più basso. Probabilmente il ping è più basso non perché ci troviamo nella modalità creativa, ma perché c'è meno memoria utilizzata e quindi proprio a livello di connessione si devono scaricare e caricare meno dati. E vi potete accorgere di come non si tratta della creativa andando in replay e accorgendovi che in realtà la mappa del capitolo 1 è stata sovrascritta di fretta e furia sopra la mappa del capitolo 4, che è ancora visibile sulla minimappa, e lo so, scena horror. Ma a parte questo, la mappa è fantastica e chi non l'ha potuta capire in passato adesso ci ha avuto una grande occasione. Ma posso capire però le critiche che le hanno rivolto. Visivamente parlando sembra molto molto più grezza rispetto a tutte quante le altre mappe che sono state proposte nel gioco, perché chiaramente saranno state più curate dal punto di vista estetico. A primo impatto pure la mappa precedente sembrava davvero qualcosa di fantastico, ma la giocabilità, vabbè, quella è un'altra storia. Ma come mai questa è la preferita di tutti? Come mai è apprezzata così tanto? Beh, in primis perché esteticamente parlando, ok, non sarà sicuramente un prodigio tecnico, però intanto è quella che più si avvicina proprio all'immagine tipica di Fortnite. Fortnite è stato conosciuto con st'immagine qua, non con quella successiva, ma anche per la sua conformazione, per il suo level design e per le sue peculiarità. Sono infinite le volte in cui durante il capitolo 2 vi ho parlato di come la mappa OG fosse effettivamente la migliore anche per quanto riguardasse il gameplay, perché strutturata in modo tale da poter valorizzare le costruzioni. Ve ne sarete sicuramente accorti dalle montagne e da tutti quanti di rupi, e le piccole dimensioni permettono ad essa di essere molto densa per quanto riguarda la disposizione di città e oggetti. Avrete notato sicuramente che le città sono tutte quante attaccate, e le aree vuote, facciamo svegliare quelli che giocano prevalentemente no build, servivano per le costruzioni, ma sono talmente poche rispetto a tutti quanti gli spazi riempiti che non potete sicuramente fare paragoni con la mappa
mappa che è stata quella dopo. L'isola è piena di scemenze e stranezze lasciate dagli sviluppatori, più di tutte quante quelle lasciate nelle mappe successive. Ma soprattutto c'è una cosa che questa mappa ha e tutte quante le altre no. Premesso che voi potrete inventare la vostra storia personale di vita con i vostri amici all'interno di ogni isola e quindi avere un luogo o più luoghi simbolici che solo e soltanto voi conoscete, questa mappa ha il potere di aver creato la stessa cosa ma universale. Che intendo? Intendo dire che ogni luogo della mappa del capitolo 1, e non mi sto riferendo unicamente alle città segnate, ma anche certe volte soltanto degli alberi, hanno un ricordo speciale impresso nella community. Tutti quanti si ricordano di quei posti perché ogni posto è indimenticabile, anche il più stupido insulso, anche la casetta più anonima con l'asset uguale a quella che si trova dal lato opposto dalla mappa. Ripeto, pure voi potreste avere dei mini luoghi speciali all'interno delle altre tre isole, va benissimo, ma qui proprio tutti quanti hanno lasciato qualche cosa in ogni singolo luogo di questa mappa del capitolo 1, su Atena. E le altre isole non ce l'avranno mai sta cosa, perché non saranno mai valorizzate come è stata valorizzata sta mappa, che paradossalmente è la più grezza di tutte. Per due skin come Carbur e Omega, che facevano parte del pass battaglia e della storyline, tra virgolette, della stagione 4 del capitolo 1, non è che hanno dedicato a entrambi un posto a centro mappa addirittura segnato con tanto di scagnozzi, che è sicuramente una peculiarità che abbiamo apprezzato nel corso del capitolo 2. Ma due luoghi non segnati che però sono stati intrisi di ricordi da parte di tutti quanti i giocatori. La famosa villa di Carbur e il covo dei cattivi. E questo è soltanto uno degli infiniti esempi che ve posso fare. Insomma, ci avete avuto un mese di tempo per capire le nostre reazioni. E se la nostalgia reveste questo, ben venga, perché una roba del genere in un futuro di Fortnite post capitolo 1 non c'è mai avuta. Giusto nel capitolo 2, ma già la cosa stava scemando man mano che passava il tempo. Ma mancano proprio peculiarità come l'ombrello, come le case costruite con le build, come statue costruite con le build, la sedia costruita con le build. Mano a mano che siamo andati avanti con Fortnite, purtroppo, e il capitolo 4 ne è la massima espressione, i luoghi sono diventati sempre più anonimi. Ecco cos'è che genera insofferenza nei confronti delle mappe successive, oltre alla gestione del gioco che, vabbè, certe volte è stato grandioso, altre volte un po' meno. Insomma, non si può di niente a sta mappa, secondo me, ma so già che qualcuno sta per porre un'altra critica, so già di che cosa state parlando, ne riparliamo dopo in uno dei punti negativi della season. Per quanto riguarda il gameplay della stagione, ma del loot ne riparleremo più tardi, e qui già avete capito, devo dire che sono rimasto soddisfatto. Credevo che avrei giocato molto di più con le build, però anche in no build si è fatta voler bene sta season, perché sono riusciti a trovare i giusti compromessi per rendere questa mappa di fatto adibita ad una modalità che non era mai stata studiata per essa. Disseminando l'isola di Rift, più di quanti ce ne siano stati a partire dalla stagione 5 del capitolo 1, addirittura sui bordi, per il compromesso del non poter costruire per poter risalire, se no una persona rimane intrappolata a vita, ma anche rendendo disponibili tantissimi Rift portatili e tantissimi rampini, come mai se ne erano visti prima d'ora. Poco prima dell'inizio della season mi dissi che non mi sarei fatto problemi a rinunciare alla zero build per tutta la durata di una stagione ambientata nel capitolo 1. Dopotutto la mappa è strutturata per valorizzare le costruzioni. Però sto compromesso, pur di non perdere i giocatori del zero build, l'hanno trovato e gli è venuto pure bene, quindi ottimo, hanno vinto tutti quanti. Il resto, per quanto riguarda la giocabilità, se esclusa la scivolata, lo scatto, la corsa e l'arrampicata, è pressoché invariato, è stato riprodotto bene, si respira l'aria di Fortnite OG. Ma la parola d'ordine per il gameplay di questa season è compromessi. Ci sarebbero anche degli altri compromessi che non sono stati però raggiunti, ma si tratta veramente di scemenze, di cazzatine, come ad esempio il nonno che nella schermata iniziale si vede col design classico, strumenti da sviluppatori, mentre in game no, ed altre cose similari. Ma francamente il mondo non è finito se non ci sono state ste cose. Il vero nocciolo della questione è il gameplay del capitolo 1, il capitolo 1 stesso, la mappa, e tutto ciò c'è stava, c'è stato. Di catastrofi ne abbiamo pure scongiurate, visto che era previsto il ritorno da spada con tanto di NPC, sebbene delle scemenze siano state comunque attuate, come il ritorno del guanto rampino del capitolo 3 con tanto di Rift Encounter ed NPC, che tu dici vabbè te li mettono perché ci stanno delle questioni di trama e di lore molto importanti, ma qui la trama e la lore sono vagamente accennati con dei dialoghi blandissimi. Fate per piacere, non mi rimettete ste cose che annacquano l'esperienza del capitolo 1. Idem le moto che sono state messe ieri totalmente a caso rimuovendo l'aereo. Ed anche il pass battaglia è stato un oggetto di discussione, soprattutto all'inizio, visto che il pass dura 50 livelli, 70 per l'equivalente del livello 200, con sole 4 skin, niente skin segreta come ai vecchi tempi, ed anche meno V-Buck. Oh mio Dio, Fortnite mi deve di diritto i miei soldi indietro, sempre stati ritera. Certo, non stiamo parlando di uno dei migliori del gioco, e qui non ci piove, però intanto è sicuramente meglio di alcuni altri che abbiamo avuto in passato, già detto. Ma ribadirlo non fa male, meglio la qualità che la quantità, e se ci dovessero essere altre stagioni corte, ben vengano pass come questo, magari con meno errori del tipo che mancano degli stili. Ho apprezzato molto tutto quanto il lato di nostalgia per quanto riguarda le skin, ma non solo, anche gli oggetti di tutti quanti i set
set e addirittura le motto sono nostalgiche e remix al contempo. Anche se non esiste pass corto, breve e nostalgico che tenga da poter giustificare gli stili bonus, quelli tutti quanti dorati, tamarri, inutili e brutti. Ma se volete un'opinione più dettagliata sulle skin di questo pass battaglia, ho fatto sia un video dove le recensisco tutte quante, dalla peggiore alla migliore secondo me, ma anche la tier list su tutte quante le skin uscite all'interno di questa season. Ora però è arrivata quella parte brutta del video, perché ogni medaglia c'ha due facce e quindi per ogni pro c'è sta un contro, cheat. Dobbiamo parlare degli aspetti negativi della stagione, che fortunatamente sono pochi, ma due parole vanno comunque spese. Fortunatamente gli aspetti negativi sono pochi, ma non esiste season perfetta. Una nota a sfavore del gameplay è sicuramente il loot, che secondo me è stato ottimo, ma con degli sbagli gravissimi. Nulla da dire su alcuni loot che si sono sovrapposti, appunto il compromesso, perché comunque sia devi condensare 5 stagioni all'interno di un mese. Ma penso che l'unica vera grande nota dolente che ha riguardato il loot di questa stagione siano stati gli esplosivi, in particolar modo i lanciarazzi. Perché quando c'è stato lo switch con alcune stagioni sono state rimosse determinate armi per questione di bilanciamento. I lanciarazzi no, sono stati lasciati tutti quanti contemporaneamente. E tu mi potresti dire, ma vabbè, tanto ci stavano il lanciarazzi e il lanciagranate nel capitolo 1, quindi è fedele. Mica tanto, perché sì, ci stavano, ma non si trovavano con sta frequenza. Paradossalmente il cecchino è più raro di uno scar leggendario dei primi tempi, che sono anche i tempi odierni, visto che finalmente hanno ripristinato la vera rarità delle armi. Un'arma epica e leggendaria la trovi molto, ma molto più difficilmente. Prima c'hai sempre l'inventario giallo, ma comunque sia questo squilibrio dei lanciarazzi e degli esplosivi rende ogni tanto le partite frustranti, perché lo sapete come funziona: quelli che non sanno giocare o quelli anche che si sentono molto minacciati, e certe volte mi ci sono pure messo anch'io in questa situazione, abusano del lanciarazzi e del lanciagranate. Solo che io magari sto soltanto in questo frangente qua, altre persone praticamente lo usano pure per aprire le porte un altro po'. Lanciagranate poi dopo veramente l'inferno sceso in terra, c'è proprio gente che ha razzi infiniti, gli cagavano. Se non ci fosse stato sto problema, il loot sarebbe stato perfetto, perché quello del capitolo 1, almeno fino alla stagione 5, era equilibratissimo. Mentre il secondo ed ultimo aspetto negativo della stagione è il fatto che sia stata realizzata molto ma molto di fretta, e se vede. Poco prima che iniziasse, il sentore che fosse stata realizzata di fretta e furia era proprio respirabile e palpabile. E anche quando abbiamo visto i primi giorni della season ce ne siamo accorti palesemente. La Epic poi corsa ai ripari facendo liccare ai vari leaker di riferimento la notizia secondo cui un dipendente di Epic 13 mesi fa avrebbe detto lavoriamo alla stagione OG, e quindi ci si sono messi al lavoro. Cosa che se fosse stata vera avrebbero fatto prima a tenerci in questa mappa per un anno, per prendere tempo e proprio realizzare il capitolo 5. Avrebbero risparmiato soldi e soprattutto avrebbero fatto sempre un sacco di giocatori. Il fatto che sia stata realizzata di fretta questa season è abbastanza evidente. Nemmeno si sono degnati di riproporre i mini eventi, come che ne so, il cubo che si muove per la mappa in tempo reale o l'isola che si sposta, o prendere veramente il vero asset dell'isola con il cubo, rendere tangibile il punto zero, e non che ci puoi andare addosso ma che ci entri. Idem realizzare una storyline, non vi dico decente, perché insomma questa parola con la storyline di Fortnite non c'è mai andata a braccetto, però comunque sia un minimo più bella, piuttosto che quattro dialoghi vaghissimi realizzati anch'essi veramente di fretta e furia. Qui fermiamo le persone che dicono che gli sviluppatori non avevano voglia, perché vi ricordo il fatto che questa season è stata veramente proposta l'altro ieri. Lavorarci in modo più approfondito è pressoché impossibile per le tempistiche. Questi sono gli elementi che la rendono di fatto una delle stagioni più deludenti, perché ci saremmo aspettati sicuramente molto ma molto di più. Ma questa delusione non riesce comunque a tener testa alle grandissime emozioni positive che ho provato nel corso di questo mese, a tutto il divertimento che ci ho avuto, che ho sperimentato e che ho vissuto nel corso di questo mese. Infatti questa qui la reputo una delle migliori season di Fortnite. Ma allora perché Monkey Simon hai detto che questa è la stagione più deludente di Fortnite nel titolo? Beh, perché in minima parte lo è, ma poi volete mettere fa arrabbiare le persone che leggono soltanto il titolo. Tanto a questo punto del video non ci arriveranno mai. Vi confesso che inizialmente il titolo doveva essere la stagione che ha salvato Fortnite, e di fatto lo è stata. E non perché lo penso io, ma perché i numeri parlano e vi dicono pure di inserire il codice Monkey Simon. C'è un'ultima critica che però dovevo smentire, ossia quella che la stagione sembrerebbe essere molto statica, molto spenta, addirittura finta. Beh, anche qui in parte è vero, è pure condivisa questa critica qui, però non regge comunque con tutte quante le emozioni positive che vi ho descritto poco fa, perché dovete tenere a mente che la stagione è stata realizzata davvero
ovvero in poco tempo. Realizzata intendo proprio dire progettata, perché tutto il materiale era praticamente pronto. Ma soprattutto, va bene, ci potrà pure stare che questa stagione sembra un po' spenta, perché sembra un grande scenario statico, con addirittura degli aggiornamenti che non sono stati sto granché, anzi, sono stati tremendamente deludenti, perché ci aspettavamo molte ma molte più skin, pure questo qui punto a sfavore. Lo posso pure capire, ma se mi fai addirittura un paragone con quello che ci avevamo avuto fino al mese prima, cioè tutto quanto al capitolo 4, la critica non regge. Stai accusando questa season di essere statica quando tutto il precedente anno è stato statico. Ma potresti dirmi, però tutto quello che ci hanno proposto nell'arco del capitolo 4 era nuovo. Queste cose invece già le conosciamo, già le abbiamo viste. Grazie, siamo in una season a tema nostalgia. E tutte quante le novità di questo capitolo 4 che tanto stai decantando non sono piaciute a nessuno, probabilmente neanche a te. E soprattutto la novità non è necessariamente un concetto positivo, visto che tutte quante le novità che tanto hai acclamato per il capitolo 4 sono state senza anima. Mentre tutto quello che hai già visto in questo mese, almeno un'anima ce l'ha, una personalità, un carisma. Che poi avrebbero potuto sfruttare meglio questo tema nostalgia, facendo vedere più contestualizzati i cambiamenti del cambio di timeline. Quello sono d'accordo pure io, ma sono consapevole del fatto che essendo stata presa all'ultimo questa decisione non c'è stato tempo per sviluppare queste idee. E almeno il piatto pronto che ci hanno riscaldato era buono. Non mi risulta che sia andato di traverso a così tante persone come è andato di traverso il piatto chiamato capitolo 4. Cosa ci aspetta nel capitolo 5 rimane ancora un grande dubbio, un grande mistero. Scopriremo tutto quanto dopo e durante l'evento. Ma intanto quello che è stato fino a poco fa il presente ci ha dato una grande dimostrazione, cioè che la maggior parte delle cose che vi dicevo nel corso dei miei video erano vere. Soprattutto sulla perdita di identità del gioco, sul capitolo 4 e il suo andamento, e su quanto alcuni concetti del Fortnite originale funzionano, perché quello è Fortnite. Ma dopo tutto era colpa dell'estate se nessuno giocava la stagione 3 del capitolo 4, no? Soprattutto quando in altri paesi dell'Europa, neanche dell'altra parte del mondo, dell'Europa, la scuola inizia e finisce in dei periodi che per noi sono alieni. Cazzari che non siete altro, state vezzitti. E sappiate che le clip finali a sto giro arriveranno, perché comprenderanno anche quelle clip delle due stagioni che ci hanno preceduto, ma probabilmente non immediatamente dopo questo video, perché so parecchio, ho registrato un sacco di bei momenti, sperando che ne abbiate vissuti altrettanti pure voi, soprattutto coloro che non hanno giocato mai il capitolo 1 oppure l'hanno giocato molto sporadicamente, prima di approcciarsi a Fortnite in modo più assiduo. Voglio sapere la vostra nei commenti. E va bene, diciamolo per il meme, ma anche per dire qualcosa a prova di idiota. Ma quindi, la stagione OG è una brutta season? No, tutto il contrario, è una delle migliori. Ho schivato. Se ce l'ho pure io! Oh, non si può ne Vai, 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 giù i raggi gamma, i raggi gamma. 70? I raggi? Salari. Non avevo altri. C'è un po' di gente, c'è un po' di gente, ragazzi, via, 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 via. Ucciso uno. C'è veramente troppa gente in giro. Pure? Ostia! Siamo in un vero panino di Dai, non è giusto. Sto c***o. No, la rampa di me. Rampa di Oh! Nova di merda. Ui! Attento quanto sottopassi. Sono le c***o, guardate. Dietro, 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 porta oh mio Dio! Sento gente! A bocchine ma! Non lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, ciao! Ostia! Ma c'è un botto di gente ancora pure giù qua! Ah, ciao, Simone! Muoio! Salviamo quanto! C'ho pure gente qua sotto, io! Ma te che c***o vuoi? Ma che c***o vuoi, super roi di c***a? La Wick, ma va a scrivere i libri! Stro***o! Ma dove Mi sa gli altri qua! Oddio! Ma sono morto dalle risate! Ragazzi, mentre c'erano spari di esplosioni in giro, ha detto pulchine mamme! sì! Certo, mi stanno fanno per tutto! Temo! Io sono in mezzo alle fiamme! Occhio, 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 occhio. Non ho capito un c***o. Io come te, guarda. La mia scheda sta ancora là a marcire.
Non riesco ad andare da sola. Un attimo solo, mo te la prendiamo la scheda. Che stiamo veramente. Ho notato. Non c'ho neanche rampino, cioè c'ho giusto due lanci di rampino questa. Ho notato pure quel buchino a mano. Si sta facendo da solo. Assurdo. Ci sono per cecchinare, Simone. Simone di cecchina. Ma guarda quello dove c***o sta. Sono nascosta. Guarda. Fammi andar via, fammi andar via. E dai. Che pisci qualcosa. Io se fossi Simone piscerei adesso in questo momento. È successo di tutto. Sono sbucati denti fortini. Ma è l'ultimo team quello. Allora devo stare attento. Cioè non deve frega niente di chi sta dietro. Sono là. Sto arrivando addosso, mi sto arrivando addosso. Lo vedo. Pure fatto. Oh mio Dio. Qui. Non è qua. No, non c'è una vita in tanti. Io ti avrei pure raggio con Tom. Non riusciva a muovere per stava lì. Dai, non. Sì, va bene, fratello. Che nappo, guarda che nappo. Vedi via. Il gioco è arrivato.